poco conosciuti. Ecco, questa commissione di arte antica e arte moderna, queste opere di Giuliano, tra l'altro questa Madonna, che è il mosaico. Il mosaico, che è una cosa stupenda, incredibile, cioè che va paragonata alle opere antiche che sono in questo museo, ci fanno riflettere, ci fanno capire che non c'è soltanto un artigianato modesto, ma c'è anche una arte importantissima dei nostri personaggi che vivono. Quindi io vi chiedo un applauso per Giuliano e per la sua. Io poi ringrazio Alfio per le belle parole spese bene. Tu sei un cultore della nostra provincia, ma sei uno studioso fine di quelle che sono le cose. Mi piace la bellezza, qui ce n'è tanta. La bellezza ce n'è tanta, noi dobbiamo essere custodi e anche orgogliosi della nostra bellezza, e tu stai lavorando tantissimo nella nostra provincia, perché stai veramente facendo tante cose, non solo qui a Tatasella, ma in provincia di Frosinone, presso la villa comunale, e va benissimo quello che hai detto. Adesso io chiedo a Giuliano, ma so che sarà difficile, no, infatti, due parole, tre, forse tre, non di più, su questa bellissima iniziativa che Giuliano ha voluto. Io l'ho forzato, diciamo così, ma è stata una forzatura voluta, sapendo che avrei avuto una grossa risposta anche da parte di Giuliano. La risposta che c'è stata, siamo stati fino ad oggi qui a lavorare, ancora c'è da sistemare qualche cosettina. Tutto nasce semplicemente dalla voglia, veramente, come diceva Alfio, di rappresentare la bellezza. Noi a Masella dobbiamo essere orgogliosi della nostra bellezza, dei nostri artisti, che sono Giuliano, sono tanti altri, di questa struttura che ha una valenza enorme, che mette in risalto tante cose che fino a qualche tempo fa noi non avevamo conoscenza, perché forse faceva parte anche della nostra quotidianità entrare nella chiesa della Santa Maria e vedere il Cristo deposto, e poi dice Dio, mettersi in modo paura, in effetti abbiamo invece delle grosse opere d'arte. Speriamo di tramandare anche alle future generazioni questa storia, questa forza, le nostre tradizioni, quindi non soltanto la bellezza dell'opera d'arte, ma speriamo soprattutto che questa cosa, Maseno, questo museo, insieme a Giuliano, insieme anche ad altri che vorranno fare attività su questo museo, sia un volano di cultura, di conoscenza e di bellezza. Perché è vero che la cultura ovviamente fa meno soldi, ma fa tanta storia, fa tanta cultura, fa tanta formazione, fa tanta cosa importante. Nessun luogo potrà avere un futuro se non conosce la propria storia. La nostra storia in questo museo rappresenta fino al 1100, noi conserviamo le pergamene dell'anno della consacrazione della Chiesa di Santa Maria, che sono dell'8 settembre del 1177, che è il punto iniziale della storia della Masella. E questa è una cosa sulla quale dobbiamo essere fieri, dobbiamo essere forti nel rappresentarlo attraverso anche artisti quali Giuliano, che in questo contesto, in memoria di Martina, facciamo questo tipo di Martina. Quindi Giuliano, due parole a te, devi dire per forza, due, non tre. Ne avete dette così tante e belle che forse saranno pure stufati, credo. Però quello che voglio fare è innanzitutto ringraziare te, l'amministrazione e altro, che c'è un rapporto antico basato proprio su. Da fratello. E quello che voglio dire è grazie a voi che siete qui a dare onore a questo evento e soprattutto a mia moglie che purtroppo non c'è. I quadri credo che parlino da soli, se no se vi devo spiegare i quadri devo cambiare mestiere. Poi se volete chiedermi qualcosa mi sta invitando a parlare Giuliano, ha bisogno di parlare di quelle che sono le opere che lui ha voluto rappresentare e che